amici di Lazio Style Channel, di nuovo bentrovati, stadio Breda. Questa è Inter-Lazio, 27esima giornata del campionato primavera. Servono assolutamente dei punti, anche se su questo campo, escluso il Milan, nessuno è riuscito a vincere. L'arbitro dà un'ulteriore occhiata al cronometro. Ora sì, si può partire. È iniziata Inter-Lazio con Jordão, che sbaglia già il primo pallone, rischia qualcosa subito la Lazio, ma c'è il recupero subito di Silva. Non ci sono spazi, anche l'Inter è molto chiusa, proprio a tre quarti. L'apertura a sinistra per Falbo, si fa vedere la Sanna, ancora Falbo, corto per Marchesi, potrebbe calciare, lo fa con il destro e palla alta. Prima conclusione, primo squillo Lazio. Attenzione adesso a Zaniolo con il mancino, la finta, entra in area di rigore, va a concludere e Alia è provvidenziale, va a salvare qui la Lazio. L'occasione più importante è capitata all'Inter. C'è spazio per il capitano, può andare al cross, lo fa con il mancino, dentro, allontana Calai, poi arriva Schirò, prova la sponda Zaniolo, tutto di prima l'Inter e la palla poi che scheggia la traversa. Che giocata dell'Inter, tutta di prima e poi rover, ha colpito al volo Jordão, prova a mettersi in proprio qui Falbo. Perde il pallone, lo recupera Zaniolo, tocco sotto a cercare Rove, dentro l'area di rigore e questa volta l'Inter non sbaglia. Al 32esimo minuto Rover porta in vantaggio l'Inter. Ancora la Lazio che prova a salire sulla corsia di destra, va via Spizzichino, entra in area di rigore, il cross è dentro, arriva Marchesi e c'è il pareggio della Lazio. Subito la risposta biancoceleste con il primo gol di Federico Marchesi. Al 34esimo minuto pareggio biancoceleste. Occhiata al cronometro per l'arbitro, si va negli spogliatoi con il risultato di perfetta parità, il gol di Rover, la risposta di Marchesi, la Lazio resta in partita e con una gara sicuramente di coraggio e personalità sta tenendo testa alla seconda forza del campionato. Attenzione adesso alla giocata di Rover, dentro l'area di rigore, l'intervento di Calai a mettere in calcio d'angolo subito l'Inter pericolosa dopo appena 50 secondi di gioco, attaccato bene dalla Lazio che può partire in contropiede, lancio lungo a cercare Alassane in mezzo a due uomini, la difesa dell'Inter, ancora Alassane entra in area, la conclusione con la punta in due tempi, la blocca Pissardo, ancora Neto, il libero Jordão che ha un po' di spazio, si fa vedere anche Aliai, ancora Jordão, palla per Aliai che può calciare con il sinistro, lo fa a giro e la palla che finisce in rete, ma che gol di Aliai, ed è 2-1 biancoceleste al 26esimo, la sblocca lui. Un gol fantastico da parte di Aliai, l'ha messa sotto l'incrocio dei pali. Prova a puntare il suo uomo Maloku, ancora Jordão che può calciare, apertura per Neto, palla sul mancino, ancora Neto, le finte, prova con il sinistro ed è 3-1 biancoceleste con il gol di Neto, il primo con la maglia della Lazio. Forse valgono tre punti pesantissimi alla squadra biancoceleste. Eccoli intanto i tre fischi dell'arbitro che valgono tre punti pesantissimi perché la Lazio torna a vincere in campionato, lo fa contro l'Inter, finisce 3-1 per la Lazio, un successo che mancava da 4 mesi e 25 giorni, l'ultimo in casa del Sassuolo.